esteticamente ho trovato una bella qualità. Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta. Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto. Ed eccoci qua, io sono molto felice di parlare con te, con quest'ospite che è un importante casting director ed è bello perché è iniziato dal poco, dalla provincia e si è arrivato ad avere una posizione nel mondo dello spettacolo molto importante e impegnativa. È con noi Nando Moscariello. Buongiorno. Buongiorno Nando, grazie per essere qui. Tu hai iniziato fin da giovane, i tuoi esordi un po' si conoscono, organizzavi addirittura pullman, no? Per il così pubblico televisivo e poi hai avuto questo exploit. Ecco, raccontaci qualche aneddoto degli esordi, se ti aspettavi di arrivare fin qui. Me l'aspettavo no, sinceramente no, anche perché è iniziato veramente come un gioco che poi è diventato un mestiere perché sono stato il primo in Campania ad organizzare questi pullman per i programmi televisivi, che ero minorenne e nemmeno potevo farlo. E mi sono spacciato per maggiorenne, ho iniziato ad avere le prime date e a organizzare così i pullman. Quindi tutto è partito veramente da Ma da questa lì. Passione per il mondo dello spettacolo invece sempre quando... è sempre stata da bambino. Chi aveva capito tutto di me era la mia maestra delle scuole elementari che Si metteva a fare le recite, spirito organizzativo, infatti scrisse poi in quinta elementare sul giudizio finale spirito organizzativo portato per la vita artistica. E ci aveva visto giusto. Nando, tu hai anche esperienze come ballerino, insomma attore, sei stato uno che è stato anche in scena. Sì, ho fatto per 3 anni questo programma, feci questo provino sempre per gioco pure, su Sarabanda. Poi capii praticamente che non era quello che ecco, come hai fatto poi a capire di che invece il tuo ambiente era dietro le quinte? L'ho capito perché comunque a un certo punto, quando mi sono reso conto che la cosa si faceva seria e quindi mi hanno chiesto di iniziare a studiare recitazione, che poi facevo telepromozioni, là ho detto no. Non è per me, ho avuto la fortuna, no? Perché mi rendevo conto che comunque pur andando in video lavoravo comunque già dietro le quinte, muovevo questi primi casting. La vocazione per i casting era la cosa che comunque mi piaceva. E hai creato Vivi la Vita. Che... Sì, Vivi la Vita in realtà, la bellezza io l'ho creata come associazione a 14 anni. Vedi? E era un'associazione proprio ecco, per quella che era l'organizzazione di questi pullman. E poi praticamente è diventata una società, ha fatto tutti i suoi poi una passaggi. Sede è bellissima, io ci sono stato, sì. Ti occupi anche di forum, insomma. Ci sì, sono tante, state idee. Io oggi ho fatto circa più di 90 programmi televisivi. Una bella soddisfazione. Sì, sì. Senti, invece un consiglio che daresti a chi per esempio si muove proprio dalla provincia, no? A volte c'è ancora il pregiudizio che chi arriva dalla provincia deve fare più fatica. Quindi un ragazzo che si vuole avviare, che consiglio ti senti di dare? Guarda, quello che serve innanzitutto sapere che strada percorrere, perché quella è una cosa fondamentale. Sapere dove si vuole arrivare. Io poi dico il mio paese, sono di Bosco Reale. Bosco Reale ha creato veramente tanti artisti, perché comunque di Bosco Reale Enzo Miccio, Annarita Ammirati, l'attrice è una carissima amica anche lei, Gabriele Laporta. È una bella cucina. Cioè è fondamentale comunque sapere dove si vuole arrivare. Dove si vuole arrivare è ovviamente quello che dico, poi ogni posto ha la sua collocazione, no? Gli dico sempre, chi vuole fare il modello non può fare il modello a Roma, la modella a Milano. Chi vuole fare cinema, il cinema
è Roma la maggior parte. Vuole fare il neomelodico, sta a Napoli. Il neomelodico a Napoli, anche se dico, io sono molto legato comunque alla nostra terra, sono napoletano doc, infatti ancora parlo napoletano, e la fortuna è che comunque adesso Napoli, c'è un risveglio a Napoli, perché comunque si stanno producendo tanti film e quindi questa è una cosa positiva. E poi diciamocela tutta, i migliori artisti stanno a Napoli. Sono quindi, d'accordo con te. Perché c'è l'arte proprio innata, io qualsiasi cosa con i casting, dove si fa? A Napoli. Senti Nando, e ti senti di dire grazie a qualcuno o ti sei molto basato sulle tue forze? Ma guarda, grazie, io dico, non è presunzione, però dico sicuramente grazie alla mia determinazione. Alla mia determinazione, grazie a varie persone che comunque ho incontrato comunque nel percorso della mia vita, perché ci sono stati degli incontri importanti, ho avuto la fortuna comunque di lavorare comunque nella mia vita sempre donne. La mia fortuna è stata quella di conoscere quella che è stato pure un alto dirigente di Mediaset, attualmente comunque uno dei capi di Magnolia, che è Carmen Liguori, napoletana, che mi ha scoperto comunque all'epoca. Incontri fortunati ce ne sono stati, è stata anche grazie alla tua determinazione. La professionalità. Ecco. La professionalità, parola quella chiave. È una cosa, io sono un cacacazzi. Quindi la professionalità e soprattutto la gavetta. Io quello che oggi vedo, che manca questo, i giovani, basta un'apparizione e ci si sente arrivati. Ma non solo l'apparizione, bisogna essere determinati in quello che si fa, e all'inizio i soldi non se ne vedono. Cioè, bravo. Quindi qua invece oggi la prima domanda che fanno, quanto pagano? Hai ragionissimo, è vero, già dalle piccole cose. Detto ciò, un altro incontro importante è stato per esempio con Maria Grazia Cucinotta. Sì. E nasce anche questa Action Academy. Sì. Come mai hai sentito l'esigenza di formare ragazzi sia nel dietro le quinte ma anche proprio come attori? Questo, ti posso dire, era un sogno nel cassetto. Un sogno nel cassetto messo là. E purtroppo per questioni di tempo era una cosa che io non avevo potuto mai fare. Poi c'è stato il momento giusto e ho conosciuto Maria Grazia e ti devo dire, io dico sempre, siamo come due innamorati, perché è stato amore a prima vista, perché veramente siamo molto molto simili. Maria Grazia è una macchina da guerra, è veramente un ciclone. Questa che è proprio una brava persona, io non ho il piacere di conoscerla. Bravissima, però ne bravissima parlano persona, umanamente. Bravissima persona, umana, professionale, sta sul pezzo, cioè veramente io ogni tanto dico, Maria Grazia, calmati, noi stiamo preparando praticamente una serie televisiva. Che è Teen, questo progetto che è in collaborazione sempre con Action Academy, e abbiamo iniziato a fare dei casting. Sono arrivate migliaia di persone. Immagino. Lei non si è fermata un attimo. Lei è una cosa. Vogliamo vedere, c'è un RVM proprio su Action Academy e poi dopo diamo anche un po' di contatti, prego. Un attimo, torniamo in studio. Vogliamo iniziare a dire i contatti? C'è. Vedi? È questo, tutto quello che rappresenta Antino Awards. Un percorso che va coronato. Un premio al coraggio, all'intraprendenza e al talento che non si fa mettere in un angolo da un mondo che fa di tutto per impedire di esprimersi. Nando ha realizzato il sogno un po' di tutti, un po' di tutti voi, ma anche di tutti noi. Io avevo questo sogno, ho sempre avuto questo sogno di avere un'accademia. E stasera vedervi comunque su questo schermo è una grande soddisfazione. Troveremo delle star giovani italiane che diventeranno delle star internazionali italiane. Sbagliate, buttatevi, fate tutto quello che vi viene in testa, è l'opportunità più grande che avete. The intensity of the desire to obtain them is so intense. You sold my face! Grazie di essere venuto. Adesso avete un'opportunità, quindi ve lo butta a voi.
per avere un vero rapporto, okay. Mi sento che manca qualche cosa. Hai deciso che vai a parlare con lui? Devi pensarci. Vuoi fare una cosa per me? Visto che non ti fai toccare. Me lo fa Simone. Sono stato un po' dappertutto, in un sacco di posti, in un sacco di posti. Elasticità mentale, la scherma scenica ci permette questo. Credo che sia importante anche per gli attori saper cantare. Imparare a parlare bene è molto importante per fare questo lavoro. La serie TV tutta made in Italy sui teenager, voluta, ideata e diretta da Maria Grazia Cucinotta. Abbiamo trovato i tre sceneggiatori che scriveranno con Paola Boschi la sceneggiatura. Paola oltretutto farà la regia insieme a me. Ogni anno Action Academy assegna un premio ai ragazzi di creatività e produzione. Il MIP tra i mercati internazionali televisivi più importanti. Gira! Che bello! Action veramente un grande sogno realizzato, perché vedere i ragazzi crescere, formarsi, visto per esempio pure di creatività e produzione, perché abbiamo questa area che formiamo praticamente produttori, autori, sceneggiatori. È un team completo, completo proprio. Che lavorano, perché comunque tanti dei nostri ragazzi oggi veramente lavorano. Come ci si può accedere? Si accede innanzitutto, ti dico sempre, da noi si studia nel vero senso della quindi parola. Quindi se avete la testa per studiare, quello scrivete, è fondamentale, altrimenti si accede tramite comunque un colloquio che è conoscitivo, e devo dire che non prendiamo tutti, praticamente è un biennio, quindi comunque poi da maggio iniziano quelle che sono le selezioni, però siamo un'accademia che è molto rigida, anche perché da noi si studia tutti i giorni, dico sempre diffidate da tutte quelle che sono le cose dove vi fanno studiare una volta a settimana, due volte al mese, perché veramente a me rubano i soldi nel vero senso della parola. Quindi è fondamentale seguire quello che è un percorso, professionale, informarsi su questo. E quindi uno non può studiare una volta a settimana. C'è una pagina Facebook? Sì, c'è una pagina Facebook che è Action Academy, il nostro sito che è www.actionacademy.it, e quindi questo. Grazie Nando per essere stato con noi e soprattutto grazie perché porti la Campania e Napoli in alto. Ma quello sempre. Perché veramente ho trovato una bella qualità. Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta. Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto.